se i calabresi possono prendere le informazioni sulla protezione civile sia dal sito della protezione civile che www.protezionecivilecalabria.it e là si vedono tutte le emergenze in corso, oppure l'app che si chiama Easy Alert, scritto EASI con la Y, Alert con una sola L, tutto attaccato, Easy Alert, gratuita, e con questa app vedete si può sia... Ecco, questo in questo momento non so se riusciamo a inquadrare. Ecco, che c'è ora? Ecco, c'è qualcosa in questo momento queste sono tutte le emergenze in corso in Calabria. Non so dove possiamo. Ecco qui, la Calabria, ci sono tutte le emergenze in corso e c'è anche l'emergenza della tendopoli di San Bernardino, dove si dice quante persone stanno lavorando, eccetera, e addirittura posso anche navigare. Se voglio arrivare nella zona in emergenza, c'è il navigatore che mi porta in quella zona. Quindi la possono scaricare tutti? Si può scaricare per poter, diciamo, se qualcuno vuole sapere, controllare. Capire, ecco. Però io divento anche la signora, insomma, può diventare la dottoressa sabato, può diventare protezione civile, perché può segnalare una calamità. Per esempio, se vado in una certa zona e vedo un fiume che sta esondando, quindi una alluvione, posso scattare una fotografia dell'alluvione, poi posso indicare per esempio se ci stanno persone in pericolo, se stanno feriti, eccetera. E poi invio, arriva direttamente e arriva tipo centrale. WhatsApp posizione, arriva alla nostra sala operativa che è aperta in H24 tutti i giorni dell'anno. Questa c'è sempre qualcuno che contatterà la persona che ha mandato la segnalazione che è in difficoltà, e una volta arrivata la segnalazione si avvierà tutte le attività di emergenza, elicotteri, mezzi di terra, questa tutto quello che è necessario. Ma non tutti lo sanno, dovete fare un po' di rumore, su un po' di pubblicità. Stasera è gratis, non costa niente, potete segnalare se siete in pericolo, e addirittura se non c'è linea e io faccio una segnalazione, dalla posizione in cui segnalo, non appena trovo la linea, e da quella posizione che memorizza l'app, poi parte la segnalazione. Addirittura, vedi che bella cosa. Per esempio, si possono segnalare alluvioni, incendi, frane, qualunque tipo di calamità, insomma, anche per esempio col vento, abbiamo avuto un sacco di segnalazioni per gli alberi che sono stati divelti dal vento, e quindi si è intervenuto anche in modo, anche perché spesso abbiamo anche il numero verde che è 822 22 11, e risponde sempre qualcuno tutti i giorni dell'anno, tutte le ore del giorno, anche di notte, e però quando si fanno queste segnalazioni al numero verde la posizione non è mai precisa, invece se andiamo a segnalare con l'app la posizione arriva già, la posizione, anche la foto nella nostra sala operativa. Comunque, quando si parla di protezione civile, di terremoti, di frane e di alluvioni, molti da casa pure stanno facendo gli scongiuri, e questo è il modo peggiore per poter dormire tranquilli. Perché questo? Perché dico questo? Il terremoto di Amatrice, il terremoto di L'Aquila, ha dimostrato una cosa matematica: tutte le case che sono state realizzate a norma di legge sono lì belle, sane, integre, senza neanche una crepa. Tutte le cose quali sono crollate come case, dove sono stati morti, dove sono state realizzate case abusive. Quindi anche il terremoto non uccide, il terremoto non ammazza. Se io becco un terremoto, se becchiamo un terremoto nel deserto del Sahara, dove non ci sono case, anche di magnitudo 10, non moriamo, facciamo un bel salto così, ma non moriamo. Cos'è che uccide? Sono le case che oscillano quando arrivano le onde sismiche, che se costruite bene oscillano ma non crollano, se costruite male crollano. E allora un messaggio chiaro: chi ha costruito la casa a norma di legge, senza fare abusivismo, senza fare piani sopraelevati, eccetera, deve dormire sonni tranquillissimi, perché ormai quelle case sono in grado di resistere a terremoti di magnitudo anche maggiore di 7, no? Magnitudo fortissima.